Amici, che auto proviamo oggi? Vabbè, c'è scritto grande così, non è che fai fatica, eh. Nuova Audi Q2, è un SUV? Sì. È un'auto compatta? Sì. È adatta all'avventura? Sì. È un'auto da città? Sì. E uno dice, ma cos'hai, sei impazzito? Ma no, non sono impazzito, è che questa vettura ha una serie di caratteristiche che la rendono veramente versatile. Compatta perché è lunga poco più di 4 metri, grande perché l'abitacolo è veramente grande e aggiungo, pieno di accessori e molto bello. Baule spaziosissimo e soprattutto ha una linea fresca, giovane, ma non... Capito? Io la vedo adatta alla signora che lo usa solo in centro, all'imprenditore che fa un sacco di chilometri, ma perché no anche al ragazzo giovane, che si sa, il ragazzo giovane è sempre a caccia di... avventure. Questo concetto di auto versatile e rivolta a più target si trova anche nella gamma dei motori, perché benzina e diesel, ma udite, 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 si parte da un 1000 benzina, quindi motore piccolino ma bella lega, 116 cavalli, poi 1400, 1600 fino ad arrivare al 2150 e 190 cavalli, e quella lì va come una scheggia. Cambio manuale a 6 marce oppure S-Tronic, insomma ragazzi, ce n'è per tutti. No, aspetta, mi stavo dimenticando, c'è anche la versione 4x4. Sì, ma poi uno dice, vabbè, macchina così, ma quanto costa? Spara, dai, spara, Dimmi, prezzi a partire da 25.000 euro. Dai, adesso dimmi che non ti piace, dai. Ah, ti piace, ah, la vuoi comprare? Vedi che quando vuoi il melone lo fai andare, dici, dove la compro? Ma come dove? Bossoni Automobili.